Con questa domenica, 28 novembre, inizia il tempo di avvento, inizia un nuovo anno liturgico nel quale, ecco, rivivremo i misteri della salvezza, tutti gli avvenimenti della vita di Gesù, come ogni anno, ma ogni anno in modo diverso perché la parola di Dio è inesauribile e ci dona sempre nuovi spunti, nuovi stimoli. Questo tempo di avvento che inizia con questa domenica non è solo il tempo attraverso cui ci prepariamo a vivere il Natale. L'avvento vuole dirci qualcosa di più, vuole invitarci a prepararci all'incontro ultimo, all'incontro alla fine dei tempi con il Signore, ma prepararci sempre alla sua venuta, perché Gesù sempre viene nella nostra vita. Viene nei momenti belli, viene nei momenti meno belli, viene sempre per essere il Salvatore, per essere colui che ci guida, per essere colui che ci accompagna. Ecco perché il Vangelo di questa domenica, che è preso dall'Evangelista San Luca, capitolo 21, versetti 25-28, 34-36, è un testo che a prima vista ci sembra poco natalizio, insomma, poco felice, anzi, ci sono alcune immagini un po' forti, ma ovviamente scopo della parola di Dio, del Vangelo, non è farci paura, ovviamente, ma indicare attraverso alcune immagini un po' forti che dobbiamo essere attenti, non dobbiamo lasciarci bloccare dalle situazioni di difficoltà, dalle situazioni, ecco, che possiamo attraversare, né da ecco, gli sconvolgimenti della natura, pensiamo ai terremoti, le alluvioni, cataclismi vari che purtroppo sono accaduti sempre in ogni epoca della storia. Ecco, il cristiano non è colui che si lascia cogliere impreparato, ma che vede attraverso le pieghe della storia l'intervento di Dio. È Dio che guida tutte le cose, quindi noi non dobbiamo avere paura. Se siamo in comunione con Lui, non dobbiamo avere paura. Infatti, ce lo ricorda il discorso stesso che Gesù fa ai discepoli. Ci saranno segni nel cielo, la natura, ecco, sarà sconvolta e questo produrrà angoscia in quelli che non hanno una prospettiva oltre la natura, oltre le cose che vedono, oltre le cose che conoscono. Mentre i discepoli sono chiamati ad alzare la testa perché la loro salvezza è vicina. Quindi, nonostante la paura, nonostante le difficoltà, nonostante, ecco, l'angoscia che, ecco, gli sconvolgimenti possono portare nella nostra vita, siamo chiamati a levare il capo, a alzare la testa verso Dio, verso Gesù che viene per essere con noi sempre. E allora non dobbiamo avere paura, non dobbiamo lasciarci bloccare, ma sorretti dalla grazia, essere, ecco, persone che guardano oltre le apparenze, che guardano oltre, ecco, il già preconfezionato, che non si accontentano delle pappe pronte, ma che vogliono vedere le cose nella loro verità, perché la verità che è Gesù ci rende liberi. E allora il cammino di avvento che si apre con questa domenica sia un cammino di verità, un cammino gioioso, un cammino allo stesso tempo serio, ma non, ecco, triste, un cammino che appunto si fa accoglienza, apertura e incontro con Gesù che viene nell'umiltà del presepe, viene nel fratello, nella sorella che incontro ogni giorno, viene nella situazione che magari mi crea un po' di problemi, ma da cui poi riesco a uscire meglio di prima, più forte, più bravo, più in gamba. Ecco, il Signore viene per essere Dio con noi. Accogliamolo perché, ecco, Lui viene per liberarci, per essere con noi nella gioia e nella pace. Buona domenica e buon cammino di avvento a tutti.